Perché adesso vi porto proprio da un'altra parte, una parte, vabbè, bellissima. L'uomo con la barba e con la tunica verde che vedete seduto assieme al Papa si chiama Biagio Conte e a Palermo lo considerano la reincarnazione di San Francesco, forse un'esagerazione, eppure a 800 anni di distanza la sua storia sembra proprio ricalcare quella del poverello di Assisi. Biagio è figlio di una famiglia di imprenditori e da ragazzo passa le giornate tra macchine di lusso, donne e discoteche, a tutto, tranne che una cosa, la stima di se stesso. Lascia gli studi e si rinchiude nella sua stanza, rifiutandosi di mangiare. Alla madre, che come tutte le madri vorrebbe solo che si nutrisse, dice che trova inaccettabile che lui abbia tutto e tanti altri nulla. A 20 anni esce dalla stanza, indossa un saio e con una croce di legno si avvia verso i monti in compagnia di un cane randagio. Solo, in mezzo ai boschi, passa il tempo nutrendosi di bacche e parlando con le pecore, con gli alberi, con i campi di grano, proprio come San Francesco. I suoi genitori, che manco a dirlo si chiamano Giuseppe e Maria, ne perdono le tracce e, presi dalla disperazione, si rivolgono a chi l'ha visto. Biagio sorride alle telecamere dicendo: «Non preoccupatevi per me, sono in cammino». Infatti sta andando ad Assisi a piedi nudi. Ha capito che cosa vuole dalla vita, condividere la povertà. Va in Marocco, poi però decide che la sua Africa è l'Italia e torna in una Palermo sconvolta dalle stragi di capaci di Via D'Amelio. Una sera, passando davanti alla stazione, vede un mare di persone che dormono all'addiaccio. Allora torna a casa, prende un termos, una copia del Vangelo, un sacco a pelo e li raggiunge. Non tornerà mai più indietro. Trascorre le giornate a preparare minestre calde per i senza tetto in un camper scassato e trasforma un capannone della stazione in un rifugio. E anche lui dorme lì, sdraiato per terra. Le sue gesta fanno il giro della città e scandalizzano i benpensanti, perché un giovane ricco che rinuncia a tutto deve essere come minimo un pazzo. Biagio si sposta con una branda davanti all'ex disinfettatoio comunale, abbandonato da decenni. «Datelo ai poveri», dice. Non lo ascoltano. Allora comincia uno sciopero della fame, 13 giorni, fino a quando il prefetto cede. «E vabbè, occupatelo, però non fate danni». Non farà danni, lì non ci sono né acqua, né luce, né servizi. E Biagio non ha in tasca neanche un soldo, ma trasforma quel posto nel santuario di chi non ha nulla, salvando la vita a centinaia di emarginati. Due papi si accorgono di lui, Papa Benedetto lo riceve in Vaticano e Papa Francesco va a pranzo da Biagio a Palermo in quella che ormai è diventata la missione, si chiama Speranza e Carità, dai nomi, dice lui, dei miei due cani. Seduti con Biagio e con Francesco ci sono un tamil fuggito dal genocidio, un musulmano tunisino, un migrante nigeriano, due detenuti in permesso dal Lucerdone, che è il carcere di Palermo, e decine di indigenti italiani. Il mondo di Biagio. Sono anni per lui pieni di battaglie, di pellegrinaggi, anche di guai. Biagio sale a piedi a Bruxelles, a piedi, per protestare contro le politiche antimigranti. Viene ricevuto da David Sassoli. Le sue gambe però piano piano cedono. Quando capisce che non camminerà più, affitta una sedia a rotelle e va a Lourdes. Si trascina con le stampelle fino alla piscina della grotta, vi si immerge e quando ne esce sulle sue gambe. L'acqua miracolosa però non lo protegge dal tumore che questa settimana gli ha chiuso gli occhi per sempre, ad appena 59 anni. Le sue ultime parole sono state: «Non perdete mai la speranza». Una persona mi ha detto: «Ma se Dio esiste, perché prima ha salvato Biagio e poi lo ha portato a morire, lo ha portato via così giovane?» È una domanda molto umana, che presuppone che questa vita sia tutto e quindi più è lunga e meglio è. Quelli come fratel Biagio invece pensano che la vita sia un viaggio, che come tutti i viaggi serve a farti conoscere posti nuovi e ad apprezzare di più il momento in cui tornerai a casa. Ecco, evidentemente lui aveva già viaggiato abbastanza e adesso è tornato a casa. Buonasera, fate bei sogni.